Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Stefania ed oggi prepariamo insieme i biscotti al burro natalizi senza lattosio. Ci occorreranno 500 g di farina tipo 0, 130 g di zucchero semolato, mezza bustina di lievito per dolci, 2 tuorli d'uovo, 300 g di burro delattosato, 10 g di estratto di vaniglia e cioccolato fondente quanto basta per decorare, più 2 cucchiaini di olio di semi ogni 100 g di cioccolato. È un procedimento molto semplice che può essere fatto sia a mano che con una planetaria o il bimby. Io questa volta ve lo mostro a mano. Unisco il lievito alla farina, verso tutto sul mio banco da lavoro, creo una fontana, aggiungo lo zucchero e al centro verso le uova e l'estratto di vaniglia. All'estremità della fontana aggiungo il burro delattosato precedentemente intagliato a cubetti, freddo di frigo. Inizio a lavorare l'impasto partendo dal centro, amalgamo piano piano tutta la farina e il burro con i polpastrelli per non scaldare troppo il burro. Non aggiungo liquidi, non aggiungo altro burro, devo amalgamare il tutto fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Ci vorranno circa una decina di minuti di lavoro. Una volta ottenuto il panetto, deve riposare in frigorifero per almeno 10-15 minuti avvolto nella pellicola trasparente. Trascorso il tempo di riposo, cospargo il mio piano di lavoro con della farina, rimaneggio un po' la pasta, la divido a metà, una parte finisce in frigo nuovamente, l'altra invece inizio a lavorarla. Con un mattarello infarinato la stendo e faccio in modo che sia alta circa mezzo centimetro, di più sì, di meno no. Ed ora con le formine mi diverto a creare tanti piccoli soggetti. Io utilizzo sia stampini in plastica che in alluminio, oppure quelli ad espulsione. Ovviamente qui lascio il libero sfogo alla vostra fantasia.
Una volta creati, dispongo i biscotti su una leccarda coperta di carta forno e li inforno a 175 gradi in forno preriscaldato ventilato per circa 10-15 minuti. Ovviamente i tempi di cottura possono cambiare da forno a forno. L'importante è che il biscotto sia cotto ma non troppo dorato. Per realizzare invece i biscotti a forma di ferro di cavallo, prendo un pezzo di impasto dal frigo, lo rilavoro un po' tra le mani e cerco di creare un cilindro dello spessore di circa un centimetro e mezzo. E poi realizzare il ferro di cavallo è semplicissimo, basta piegarlo in due. Una volta sfornati i biscotti, li lascio raffreddare ben bene e procedo alla decorazione. Taglio in pezzi grossolani il cioccolato e lascio che venga sciolto a bagnomaria. Io utilizzo un pentolino adatto per il bagnomaria, appunto. Per far sì che il cioccolato resti lucido e non si opacizzi troppo, aggiungo 2 cucchiaini circa di olio di semi a ogni 100 g di cioccolato utilizzato. Ed ora che il cioccolato è pronto, non mi rimane che inzuppare i miei biscotti all'interno del cioccolato stesso. Una volta che il cioccolato sarà ben asciutto, dispongo i biscotti su un piatto da portata o su un vassoio. Quest'anno ho voluto fare un esperimento e ho acquistato per prova il decorating icing della Wilton, cioè la ghiaccia reale già pronta. L'ho versata all'interno di un sac à poche con il beccuccio numero 2 e ho iniziato a decorare i miei biscotti a forma di fiocco di neve. Come potete vedere, il risultato è davvero molto carino e simpatico. A me è piaciuto tanto e hanno riscontrato anche un grande successo. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, spuntando anche la campanella, in modo da essere avvisati tutte le volte che esce un nuovo video. Per seguirmi sugli altri canali social trovate i link giù nell'info box. Ciao e alla prossima! Ah, dimenticavo, se avete domande da pormi, commentate il video e sarò felice di rispondervi. Ciao ciao!